tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Rischia di annegare alla spiaggia dei Cani, salvata una donna da un bagnante che si è precipitato a praticarle le tecniche di rianimazione cardiopolmonare. La sexy ladra colpisce ancora, denunciata per l'ennesima volta la donna che truffò un anziano anche nella città della Fortuna. La procura lancia un appello, chi è stato vittima del raggiro segnali gli episodi ai carabinieri. Il comune rattoppa le buche in via Fanella, ma il pericolo per ciclisti e pedoni rimane. Le lamentele dei residenti che chiedono all'amministrazione un intervento urgente. Qui è 20 anni che la strada è così. Seri, non mi piace per niente. Seri, non mi piace per niente. Va. Tampona l'auto della polizia municipale. Trasportate 2 vigilesse al pronto soccorso. Campo d'aviazione trasformato in una discarica a cielo aperto. Musica più alta nei locali fanesi, la giunta approva la deroga per innalzare i decibel. Buonasera dalla redazione, benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo con una notizia di cronaca. Questo pomeriggio una donna sui 40 anni ha rischiato di annegare nel tratto di spiaggia conosciuto come la spiaggia dei Cani all'Arzilla. La donna è stata recuperata in mare da alcuni bagnanti che avevano avvistato il corpo in acqua. Appena portata a riva, un ragazzo ha iniziato a praticarle il massaggio cardiopolmonare in attesa dell'arrivo del 118. In aiuto del giovane è giunto anche il salvataggio dei bagni Arzilla con un defibrillatore portatile. Sono seguiti i momenti concitati e si è temuto per la vita della donna. All'arrivo del 118 i sanitari hanno continuato le manovre di rianimazione riuscendo a salvare la vita della donna, che è stata trasportata prontamente al pronto soccorso di Fano, ma non si conoscono al momento attuale le sue condizioni di salute. Sul posto anche la Capitaneria di Porto di Fano per le operazioni di sicurezza. E lo avete sentito nei titoli, la sexy ladra ha colpito ancora, denunciata per l'ennesima volta la donna che truffò un anziano anche a Fano. Vediamo il servizio di Simona Zonghetti. Nel maggio scorso i carabinieri di Fano avevano intercettato e denunciato una donna di 44 anni che, dopo aver carpito la buona fede di una persona anziana, prima gli aveva chiesto un passaggio, poi lo ha sedotto e infine gli ha sfilato l'orologio in oro. Questa volta cambia la location, ma la sceneggiata è identica. Il luogo scelto però è stato Piaggio, un piccolo comune dell'entroterra fanese. Qui un uomo di 64 anni ben portati, alto e robusto, era intento nei lavori di ristrutturazione di una seconda casa, quando è stato avvicinato da lei prosperosa e avvenente. Lo ha raggiunto, si è finta in difficoltà e ha richiesto un'indicazione. Poi, quando l'uomo gli si è avvicinato, lo ha abbracciato e gli ha chiesto, sussurrando all'orecchio, di fare l'amore. La vicenda ha destabilizzato l'uomo, che dopo un momentaneo smarrimento si è ripreso e si è allontanato. Ritornato a casa, ha raccontato la vicenda alla moglie ed è stata proprio lei ad accorgersi del fatto che la vistosa catena in oro che il marito porta sempre al collo non c'era più. Capito finalmente l'obiettivo dello strano approccio, si è rivolto alla stazione dei carabinieri di San Giorgio di Pesaro per denunciare l'accaduto. Qui i militari gli hanno mostrato un fascicolo fotografico. Il 64enne, senza ombra di dubbio, ha riconosciuto la stessa donna che si era resa protagonista di un fatto analogo a Fano. Una volta rintracciata della catena non c'era più traccia, ma nei confronti della 44enne nata a Bressanone, residente a Venezia, di fatto senza fissa dimora e pluripregiudicata per reati analoghi, è scattata l'ennesima denuncia per furto con destrezza. Temendo altri fatti simili, la Procura della Repubblica di Pesaro ha autorizzato la pubblicazione della sua foto. Eventuali riconoscimenti potranno essere segnalati in qualsiasi caserma dei carabinieri. Ed ora occupiamoci di strade e di buche. Il comune rattoppa quelle in via Fanella, ma alcuni residenti non sono contenti perché comunque permangono i pericoli per pedoni e ciclisti. Noi abbiamo raccolto le loro testimonianze. Sentiamole. Seri, non mi piace per niente.
Seri, non mi piace per niente. Va, io sono della Santa e glielo dico in faccia. Sono arrabbiati alcuni residenti del quartiere Poderino dopo i lavori eseguiti ieri dal comune di Fano per chiudere le buche. Già lo scorso anno il signor Falcioni, residente in via Squarcia, aveva segnalato diversi problemi presenti in via Fanella, richiedendo soluzioni urgenti per l'incolumità di ciclisti e pedoni. Passato quasi un anno senza aver ottenuto risposta, ieri ha visto gli operai al lavoro per ripristinare il manto stradale, o meglio, come dice lui, per rattoppare qualche buca, lasciando quindi invariato il problema. Io in mano ho una lettera che avete inviato all'amministrazione comunale il 15 settembre 2014. In questa lettera ci sono delle richieste ben precise. Ci sono alcune richieste, tra le quali quella sulla sicurezza che riguarda la via Fanella, il tratto che va dall'Agenzia delle Entrate all'incrocio con via Squarcia. Abbiamo chiesto un intervento ragionevole all'assessorato, al sindaco, per cui o si fa con i pochi soldi che ci sono, solo la rotatoria, lasciando perdere gli altri tratti, oppure risistemate il tratto di via Fanella con un asfalto decoroso e doveroso per la sicurezza del pedone e del cittadino. La risposta è stata che ieri sono arrivati alcuni operai, alcuni ditte non sappiamo, hanno rattoppato alcune buche in una maniera che gli avvallamenti rimangono, un lavoro da non pagare ovviamente se ce l'ha fatto una ditta, oppure da essere rimproverato a chi l'ha fatto se sono dipendenti comunali. Lei ha anche una bicicletta in mano, che rischio corrono i ciclisti? Il rischio è quello di essere investiti, perché molto spesso il ciclista deve sbandare un pochino per evitare una buca o un avvallamento e si sposta sul lato sinistro della carreggiata, con il rischio che una macchina, essendo stretto a doppio senso, lo investa. Oppure una caduta diretta con una buca che non ha inavvertitamente, cade così senza essere investito da nessuno. Da quanto tempo versa in queste condizioni? Tantissimo tempo. La strada è impraticabile. Lei abita in una via qua di Acento? Certo, pericolosa in bicicletta, per i motorini e per tutto quanto. È veramente pericolosa, veramente. È una strada molto trafficata e bisognerebbe fare qualcosa proprio. Sono anni che ci sono le buche così, ma le buche profonde anche 20-25 centimetri. Se si passa con la bicicletta di sopra, che magari non ce la fa vederlo, cade per forza. Ste robe queste qui, perché le dobbiamo dire noi? È il comune che lo deve. È il Sindic Nov, sembrava che le ha fatto tutti con lui, il Sindic Nov, dov'è il Sindic? Ci vuoi parlare anche io al Sindic Nov, pian piano. Sull'argomento è intervenuto l'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini, che ha annunciato un nuovo progetto per le strade fanesi. La chiusura delle buche di via Fanella, ha precisato, non è una soluzione, ma è stato un intervento comunque necessario per garantire un minimo di sicurezza. Noi stiamo lavorando alla definizione di un nuovo appalto, di un nuovo progetto sulle strade, sulle manutenzioni straordinarie, che sono, insomma, c'è un gran bisogno di manutenzioni straordinarie da fare, e via Fanella è stato proprio una delle strade che abbiamo preso in considerazione. La riunione l'abbiamo fatta giusto ieri, quindi noi faremo le analisi tecniche necessarie, andremo a vedere, già molti dati ci sono, ma insomma, per arrivare al progetto complessivo poi il computo metrico e tutto, i dati che abbiamo vanno ancora precisati e migliorati per arrivare a questo nuovo appalto sulle strade. E sicuramente via Fanella è tra quelle più sottolineate, più attenzionate. E per quanto riguarda invece la rotatoria richiesta dai residenti, ne è competente il suo ufficio? Ecco, diciamo che queste cose si devono fare anche su uno studio che generalmente arriva dall'ufficio mobilità, cioè la riorganizzazione delle infrastrutture esistenti, chiaramente è un compito assegnato all'ufficio mobilità, ma noi siamo qui pronti a collaborare. Ed è una stimolazione importante che viene, noi la valuteremo con grande attenzione. I lavori previsti per gli interquartieri invece stanno proseguendo ma a rilento. Il comune sta attendendo con ansia l'emanazione di un decreto che gli darebbe la possibilità di poter concludere l'opera in poco tempo. Se non riusciamo ad avere questo beneficio sul decreto che ci potrebbe sbloccare la spesa, lì siamo vincolati alle entrate che arrivano, quindi diciamo c'è, come dire, due percorsi, adesso vediamo quello che si attiva. Io chiaramente sono
speranzoso che si riesca ad attivare quello più facile, quello che, per cui questa spesa viene tolta dal patto di stabilità e noi riusciamo a finire tutta l'infrastruttura programmata nel giro di pochissimi mesi. E due vigilesse del Corpo di Polizia Municipale di Fano sono rimaste ferite questa mattina intorno alle 8.30 in via Roma. Si trovavano a bordo dell'auto di servizio quando, arrivate all'altezza della vecchia sede della Polo Holding, sono state tamponate da una Lancia Fedra. Il conducente del monovolume, di 51 anni, originario di Potenza ma residente a Fano, ne è uscito illeso. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Pesaro, che si è occupata dei rilievi, e un'ambulanza del 118 che ha trasportato invece le due vigilesse coinvolte nello scontro al pronto soccorso del Santa Croce, ma le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Disagi al traffico che ha subito rallentamenti fino in viale Gramsci e Buozzi per più di un'ora. Ed ora vi mostriamo lo stato in cui versa il campo d'aviazione di Fano, trasformato, ahimè, in una vera discarica. Guardiamo. Una lavatrice, un materasso piegato, pneumatici, parti di una moto, indumenti, sacchetti, cartacce, cartoni, bottiglie di plastica e immondizie ovunque a lato della strada. Questo è lo scenario che si presenta al campo d'aviazione a Fano, strade isolate dove qualcuno ha ben pensato di venire a gettare i propri rifiuti. Una vera e propria discarica a cielo aperto, segnalata da un nostro telespettatore che attraverso alcuni scatti fotografici ha voluto mostrare diversi punti della zona, come questo ad esempio, dove sono stati abbandonati altri due materassi. Episodi dunque di inciviltà e di degrado ambientale che potrebbero essere risolti con una semplice telefonata ad ASET SPA, chiamando al numero 0721 80 25 18 oppure visitando il sito internet asetservizi.it, con la speranza che almeno in questo modo la città della fortuna possa essere più pulita. Occupiamoci dell'emergenza lavoro. La Saipem ha annunciato un piano esuberi di 8.800 lavoratori entro il 2017 per far fronte alla difficile situazione economica emersa ieri dai dati del primo semestre del 2015. Un annuncio che lascia senza parole, afferma l'onorevole Di Serl Rara Ricciati, sia per la portata degli esuberi sia per la modalità con il quale è stato presentato, senza chiarire quali stabilimenti e territori saranno toccati. Per chiedere chiarimenti ha depositato oggi un'interrogazione parlamentare rivolta ai ministri dello sviluppo economico e dell'economia. Eravamo preoccupati di evitare lo spezzatino per Saipem, ha concluso, e adesso ci annunciano una vera e propria macelleria. Passaggio di testimone in Consiglio Comunale a Fano, ad un anno di distanza dalle elezioni amministrative del 2014 e a 4 anni dalla scadenza del mandato della Giunta Seri. Questa mattina Giancarlo Danna ha ufficializzato il passaggio di testimone per rappresentare la lista Fano Città Ideale, lista Danna, a Dana Pierpaoli, prima dei non eletti. A sua volta la Pierpaoli tra 2 anni cederà il testimone a Lucia Tarsi per i rimanenti anni di legislatura. E la Giunta Fano ha emanato ieri una deroga per permettere ai locali di tenere la musica più alta. Sentiamo di che cosa si tratta. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sull'organizzazione degli eventi nei locali del centro e del lungomare, è intervenuta la Giunta ieri approvando una deroga acustica che ha lo scopo di innalzare i decibel consentiti, quindi l'atto è un'eccezione al limite del rumore. Allora, la tolleranza è sempre quella, diamo un'informazione corretta, non ci sono state delibere madri, ci sono state le 3 delibere che cita Santorelli, sono analoghe, e hanno dato una deroga acustica a o eventi comunali come quella del 2011 o a gruppi di eventi dei privati. Quindi lo stesso lavoro che si fa oggi. Non c'è nulla di nuovo rispetto ad oggi, ha proseguito l'assessore Stefano Marcheggiani. Anzi, noi abbiamo fatto solo uno sforzo in più con la deroga, che riguarda solo alcuni periodi e determinate fasce orarie e che stavolta è generalizzata. Quindi gli esercenti che rientrando in quelle zone con quelle fasce orarie potranno già avere una deroga acustica deliberata, ma gli altri permessi, per esempio si è tanto parlato di spettacolo danzante, beh, per lo spettacolo danzante bisogna rispondere alle normative nazionali, fare le domande e
questo è sempre stato. Quindi lo dico perché non vorrei che qualche barista incappasse in errori e venisse sanzionato da forze che non sono manco quelle dei vigili urbani necessariamente, perché può essere la finanza, i carabinieri, e io vorrei veramente evitare sanzioni. Ci sono regole da rispettare, c'erano anche prima, non è cambiato nulla, questa dà una mano, questa deroga generalizzata, però riguarda i decibel. Tutto il resto, occupazione suolo pubblico, spettacolo danzante, ha le sue prassi perché sono leggi nazionali. Quindi una collaborazione totale dell'amministrazione in questo, perché vogliamo aiutare gli esercenti, però nella chiarezza, senza dare false informazioni, dire che a Fano non si balla, credo che sia una brutta immagine di questa città. Si può ballare come, chi lo può già fare lo fa tranquillamente, chi si vuole attrezzare per farlo anche una posata deve fare i passaggi necessari per legge. Balneazione. È revocata dal Comune di Fano l'ordinanza che disponeva il divieto di balneazione a 50 metri nord e a 50 metri sud rispetto agli scolmatori di via Ruggeri e di via del Bersaglio. I risultati delle analisi dell'ARPAM infatti sono risultati conformi e in linea con le qualità delle acque. Sempre in tema di risparmio idrico e di emergenza per le nostre riserve, data dalla siccità che ha imperversato in queste ultime settimane, Pesaro è in linea con Fano e il sindaco Matteo Ricci ha firmato un'ordinanza valida fino al 30 di settembre prossimo per la riduzione dei consumi idrici in tutto il territorio comunale. In particolare ha vietato il prelievo e il consumo di quella dell'acquedotto pubblico per i irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati, per il lavaggio di cortili o piazzali, il lavaggio privato di veicoli a motore e il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino. Divieto, cioè, di tutti gli usi diversi da quelli alimentari, domestici e per l'igiene personale. Occupiamoci dei bambini, e stanno riscuotendo grande successo le aperture serali dell'asilo nido comunale Il Nido dei Paperi di Cartoceto, dedicate ai bambini fino al terzo anno di età. Sentiamo. Le abbiamo pensato di coprire anche per questa fascia di età l'estate con queste aperture straordinarie, di modo che le mamme possano andare, o i babbi, con i propri bambini a passare un momento. Infatti il tema lo dice proprio: spazio e tempo per le famiglie, dove c'è uno spazio e un tempo dedicato al bambino, dove il bambino sperimenta anche dei materiali nuovi, bambini che magari non hanno mai frequentato il nido, perché ovviamente è aperto a tutti, anche ai non iscritti. Di conseguenza il bambino pone le prime reti, diciamo, per relazionarsi con il coetaneo, che nel momento in cui la mamma ha un quesito, un dubbio, l'educatrice è pronta anche a darne una risposta, perché sono educatrici professioniste veramente nel settore. In quali orari rimarrà aperta la struttura? Abbiamo deciso di aprirlo nel mese di luglio, tutti i venerdì dalle 18 alle 20. Il messaggio che vorrei che passasse è che l'amministrazione la famiglia non la lascia sola, soprattutto in questo momento particolare di vita di un bambino piccolo, dove sembra veramente che sia il momento più importante della vita. Ed ora occupiamoci di una delle iniziative più gustose e ben riuscite di Fano, In Gir per Fan, perché sono iniziate le prevendite di In Gir per Fan dell'edizione di quest'anno, la passeggiata degustativa in centro storico per le vie di Fano. Quest'anno, oltre all'evento, anche un concorso fotografico aperto a tutti. Vediamo di che cosa si tratta. Torna anche quest'anno In Gir per Fan, la passeggiata degustativa per le vie del centro storico di Fano tra storia, arte, musica e prodotti enogastronomici. In programma per sabato 8 agosto è partita la prevendita di coloro che vorranno partecipare alla serata. I biglietti, al costo di 16 euro, daranno diritto alle 9 degustazioni in altrettanti angoli della città. Per partecipare già da sabato ci sono in prevendita i biglietti in 4 punti essenzialmente, che sono l'ufficio di alberghi consorziati in Viale Adriatico a Fano, il Bomber Bar alla cooperativa Tre Ponti per la zona di periferia, Piazza 20 Settembre il Buburger
e a Torrette invece abbiamo il punto yacht turistico di Torrette. Ma l'edizione 2015 sforna già le prime novità a partire da un concorso fotografico aperto a tutti. Il progetto nasce da una sinergia tra la Proloco di Fano e l'Associazione Culturale Centrale Fotografia e vuole concedere a fotografi di ogni livello la possibilità di rappresentare le particolarità della serata dell'8 agosto, dove per l'occasione i monumenti rimarranno aperti. Saranno quindi veramente tante le opportunità per catturare in uno scatto l'identità di Fano. Esatto, l'evento nell'evento è appunto un concorso fotografico che abbiamo messo in piedi grazie ad una grossa collaborazione con Centrale della Fotografia. Ringrazio intanto Marcello Sparaventi per la collaborazione, ed è tutti i fotografi, professionisti e non, quella sera potranno fotografare momenti della città che si aprirà appunto per questa manifestazione, inviarceli a un indirizzo mail già preparato che è ingirperfan@gmail.com, inviarceli entro il 26 agosto. Queste fotografie verranno prese, valutate e alla fine ci sarà un vincitore, i primi tre classificati verranno premiati con una bicicletta, un buono spesa con a 150 euro e una bellissima cena in un ristorante tipico locale per due persone più un concorso, la partecipazione ad un centrale della fotografia. Quindi ecco, consiglio veramente a tutti a partecipare al concorso fotografico ma anche in giro per fare. Ed ora parliamo di una pratica di pesca che i più anziani conoscono sicuramente, ma che anche i giovani stanno iniziando ad apprezzare. Quindi non solo a Marotta di Mondolfo, ma anche a Gimarra di Fano si è tenuta questa mattina la festa della tratta, organizzata per il quarto anno consecutivo dal Circolo Nautico di Gimarra, dalle 5 alle ore 7. Alla presenza di circa 15 persone si è svolta la rievocazione di un'attività che oggi non è più consentita ma che può essere utilizzata a scopo dimostrativo. Si tratta di un tipo di pesca a strascico praticato sulla costa in fondali bassi e sabbiosi. Storicamente il pesce di tratta veniva subito cucinato in riva al mare e consumato sulla barca nel bagnasciuga, e anche oggi i 2 chili di triglie, o meglio agostinelli pescati, sono stati lavati, puliti e fritti dall'ex assessore Antonio e mangiati in compagnia. Ebbene, sicuramente erano freschi e gustosi. E sempre a Fano si è conclusa con grande successo di pubblico la 19ª edizione della Festa della Gluppa, che è tornata lo scorso fine settimana ad animare il laborioso quartiere di Sant'Orso. Vediamo. You're gonna love this. L'attesissima festa della gruppa di Sant'Orso anche quest'anno ha raccolto grandi consensi e affluenza di pubblico. Giunta la sua 19ª edizione, per 4 serate ha attirato turisti e fanesi in un concentrato di musica, ballo e offerte gastronomiche per tutti i gusti, grazie alle 9 taverne che hanno soddisfatto le esigenze di tutti. Poi, nelle 3 piazze allestite per i diversi eventi, si è trascorso il resto della serata in allegria e in un clima di grande festa per tutte le fasce d'età. C'è tantissima gente e si riesce a coinvolgere anche gli operatori del centro commerciale. E poi onestamente si vede che c'è una buona organizzazione. Ma la gruppa di Sant'Orso non è solo cibo, musica e divertimento, ma anche solidarietà, che attraverso la cena itinerante benefica raccoglie fondi per la Caritas diocesana. Un'opportunità che da questa festa a tutti di poter pensare al prossimo in difficoltà, anche nel momento del divertimento. Una serata indimenticabile per Sant'Orso in festa con la gruppa, hanno funzionato benissimo i nostri esercenti del centro commerciale con tante specialità di tutti i tipi, di carne, di pesce, di fritto. Veramente una festa per tutti i gusti, la festa più imitata della provincia. Sant'Orso in festa con la gruppa 2015. Fano è una città generosa e le sue feste di quartiere sono un'opportunità di accoglienza per tutti coloro che amano queste iniziative così radicate nel territorio e che mostrano la voglia di fare di una comunità. Bene, con quest'ultima notizia chiudiamo questa edizione di Occhio alla Notizia. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Il TG tornerà naturalmente domani sera puntuale alle 20:30. Buon proseguimento con i programmi di Fano TV.